E adesso parliamo di giovani, lo facciamo scoprendo il loro rapporto con la fede, un rapporto non sempre facile. Sono tanti gli educatori che mettono a disposizione esperienza e tempo al servizio dei giovani per essere guide efficaci e credibili. Ne abbiamo parlato con Angelica Attianese, presidente dell'Azione Cattolica della parrocchia Santa Maria delle Grazie, e con Antonio Nocera, capo scout di Angri. Sentiamo. Per arrivare ad una fede consapevole è necessario imboccare una strada che convinca. I giovani oggi si sono molto interessati a questi temi, ma questo sempre meno si associa ad un'appartenenza religiosa specifica. Essi cercano un dialogo aperto, ma troppo spesso non lo trovano, cercano risposte concrete, ma troppo spesso ne hanno di semplicistiche. E i giovani non si accontentano, sono scettici, vogliono spiegazioni credibili, vogliono conoscere. La fede molto spesso non riesce ad entrare nei giovani, nonostante i giovani siano predisposti ad accoglierla. Sono tanti gli educatori che operano nell'agro nocerino sarnese e che ogni giorno mettono la loro esperienza al servizio dei tanti giovani. Allora, non è facile oggi portare la fede, soprattutto tra i giovani, soprattutto in una società in cui la fede è l'ultimo dei valori. Però ecco, io mi ritengo fortunata perché i giovani della mia azione cattolica sono giovani che vivono la fede in maniera profonda, aiutati anche dall'esperienza che negli anni scorsi hanno vissuto. E quindi una fede a portata di giovani, una fede semplice, una fede gioiosa, una fede che ha permesso loro di riscoprire in Gesù un amico, di tutti i giorni. La stessa domanda a te con gli scout, come vivono i giovani scout la fede? Purtroppo, come ha detto Angelica, il momento per quanto riguarda la fede è difficile. I ragazzi vanno chiamati, vanno spronati e bisogna fargli capire l'essenza di questa parola. E noi il compito di fare ciò. Non a caso, diciamo, la sagra di oggi non è altro che uno dei tanti metodi per attirare i ragazzi. Bisogna purtroppo trovare un deterrente, trovare un qualcosa per attrarli e per fargli capire veramente che cosa è credere in Cristo, perché poi questa è la chiave, diciamo, del nostro essere cattolici, sia come scout che come azione cattolica e come ministranti. Ma il tempo in arrivo, l'afa ed il caldo che in pochi giorni hanno già messo KO, tutti stanno per lasciare il nostro paese. Nel prossimo weekend, infatti, giunge una brusca rinfrescata che porterà con sé il maltempo. Fino a martedì sono previsti temporali e forti.